Giovanni da Piacenza, dai Giovanni, forza. Allora, forza. Annuncio questo prima di Giovanni da Piacenza e mi scuso. Dimmi. C'è un account che è un account ufficiale della Zanzara che ho già provveduto a ovviamente a denunciare, sì, all'avvocato. Si chiama Chioccio alla Zanzara Radio 24 e c'è scritto che è tweet ufficiale della Zanzara Radio 24, quindi è manovrato, è manovrato da Milano questo tweet. Allora, e aggiorna, non si capisce perché, in tempo reale quello che avviene qui. Questo è la Zanzara, questo tweet con il logo di Radio 24. Poco fa, e io ho già provveduto a denunciare tutto, mettono, lanciano questo tweet nella rete: Parenzo due punti, le macchine elettriche convengono. Cruciani replica: ma tu hai il SUV diesel, Parenzo muto. Parenzo muto? Ma io vi porto via tutto alla radio. Ma come vi però permettete? Scritto male, di perché diffondere? C'è scritto diesel senza la E, peraltro. Sì, senza la tutto prima sbagliato, e. Tutto sgrammaticato. Ma questo è il Twitter ufficiale della trasmissione. Allora io che ne faccio parte, lo denuncio. È manovrato da Milano. Manovrato da Milano, è definito l'account ufficiale. E che senso ha twittare in continuazione quello che qui viene detto per dargli rilevanza? Ma che roba è? Allora, Parenzo Adinolfi Giovanni e Ipocrita da Piacenza, come, vai, Giovanni come da quel Piacenza. Coglione di Mussolini. Ma io ho detto queste cose. Beh, detto, sì, probabilmente sì, le ho dette. Detto, sì. Ma perché riproporle? Ma perché secondo te non era un coglione Mussolini? Non l'ho capito. Secondo te non era un coglione? Totalmente, ma allora non ha senso vuoi riproporre i contenuti della Zanzara che già sono terribili quando vengono fatti live. Giovanni, perché dargli questa rilevanza? Giovanni, dimmi. Posso? Ciao ragazzi. Dì. Allora, io volevo parlare di Peppa Pig, l'ennesima telefonata per questo. Allora, non entro nel merito di cosa sia giusto o sbagliato perché non interessa, è un'altra cosa. Però David disse l'altro giorno una cosa dicendo che quell'episodio rappresenterebbe uno spaccato della società italiana che sta cambiando. Ora, premesso che è una super minoranza di famiglie quella arcobaleno, ma va benissimo così. Ma allora perché non fanno anche una puntata in cui Papa George non picchia o non prende bastonate la moglie? Picchiare, però moglie. Scusami, picchiare, ti voglio segnare, picchiare è violenza, picchiare ho esagerato, picchiare sì, e amarsi, diciamo, come si amano due gay, sono due cose sono un po' diverse. Io sono contrario al fatto, io come te sono molto perplesso sull'utilità di questa cosa, cioè non vedo, cioè non cambia nulla, e dunque se uno lo fa, se uno vuole inserire una coppia omosessuale all'interno di Peppa Pig, è evidente che c'è dietro una pressione da parte di alcune lobby, su questo non c'è dubbio. Mettiamolo da parte perché è una cosa talmente scontata che non la voglio nemmeno considerare. Cioè nessuno di noi sente l'esigenza di avere Peppa Pig omosessuale o comunque di avere due omosessuali. Non c'è nessuna esigenza né educativa, eccetera. È semplicemente il fatto che alcune lobby omosessuali presenti negli Stati Uniti sono molto potenti, come è giusto che sia perché ci sono le lobby, e dunque anche per ragioni di marketing fanno in modo che ci sia questa roba qui. Ma per l'educazione dei ragazzini, per l'educazione dei bambini, non c'entra un cazzo, non c'entra una io non penso nemmeno che sia deteriore, ma non serve a un cazzo. Cioè se uno spinge per questa roba qui è un cretino, perché non serve a nulla avere due donne lesbiche all'interno di Peppa Pig, non fa né danno, non provoca né danni né vantaggi. Ma no, ma non fa, no, ma è la polemica che è assurda. Certo, ma quello non c'è dubbio. È la nella società è pieno di situazioni di questo tipo e nessuno si stupisce. I bambini sono ma i primi a non stupirsi di questo. I miei figli quando passeggiano per strada, guardate, i miei figli quando passeggiano per strada e vedono due maschi che si tengono per mano o che si danno un bacio, non mi chiedono perché. Perché l'amore è superiore a qualunque cosa. Ma che c'entra questo? Ma glielo dici tu? Ma è normale. Il fratellino George, guardi, la famiglia di Peppa Pig è una, glielo dico io, è una famiglia di stronzi. Il padre non capisce nulla, il padre non capisce dove è, un povero idiota il padre di Peppa Pig. Gliene capitano di tutti i colori, cade, uno sgrammaticato, non capisce un è un idiota. La madre, la poverina pure. Ma no, ma ve lo dico perché voglio arrabbiare, prendersela con la cosa più intelligente che hanno fatto è quella di mettere le due maialine lesbiche, la cosa più intelligente che hanno fatto, perché per il resto quella famiglia è un disastro, quella famiglia. Ciao, ciao amico mio, ciao.